Nella video lezione di quest'oggi parleremo della storia d'amore fra Didone ed Enea da un punto di vista capovolto rispetto a quello adottato nella scorsa settimana. Perché? Perché nel brano precedentemente commentato abbiamo raccontato l'inizio della storia d'amore, l'innamoramento di Didone. Che cosa succede nel frattempo nei brani che il nostro libro purtroppo non propone? Che la storia d'amore ha inizio in una circostanza peraltro piuttosto particolare. Durante un temporale, durante una battuta di caccia, Didone ed Enea rimangono per un po' di tempo da soli, si riparano dalla pioggia all'interno di una caverna e lì scoppia l'amore. Le cose sembrano andare bene, ma soltanto fino a un certo punto. Perché a questo punto Enea non può più partire per l'Italia, fra virgolette perde tempo insieme a Didone e gli dei devono intervenire. Già, perché come sapete Enea ha una missione storica, completare il proprio viaggio, arrivare in Italia, alle foci del Tevere e fondare una nuova città. Giove manda Mercurio, il messaggero degli dei, a rimproverare Enea e a ricordargli che è giunto il tempo di salpare alla volta dell'Italia. Tuttavia, per poterlo fare, come ovvio, deve lasciare Didone. E qui arriviamo al punto del brano di oggi. La fama, la notizia, si sparge per tutta Cartagine, e addirittura la notizia arriva a Didone stessa prima ancora che sia Enea a comunicarla. Una situazione dunque, come capite, particolarmente delicata e imbarazzante. Vediamo come la tematica della fine dell'amore fra Didone ed Enea viene affrontata nel brano che leggiamo e commentiamo quest'oggi, il testo T18, che trovate sul libro alle pagine da 422 a 424, e lo commentiamo insieme, come ovvio è tratto dalla parte centrale, in questo caso, del quarto libro dell'Eneide. Eccolo a voi. Ma la regina, ovviamente si tratta di Didone, presentì, cioè ebbe un presentimento, ma letteralmente sentì prima, capì, intuì quello che stava che per capitare. Notazione del narratore: chi ingannerebbe un amante? Chi può ingannare una persona autenticamente innamorata? E colse per prima le trame e le mosse future, già temendo perché troppo sicura. La stessa empia fama, qui notate ragazzi, fama è una personificazione, è quasi la divinità del pettegolezzo, fama è scritto con l'iniziale maiuscola, la stessa empia fama riporta alla furente, ovviamente Didone è furiosa e arrabbiatissima per quello che sta per capitare, che armavano la flotta, pronti a partire. Dovete immaginare da un lato Didone abbandonata da sola nel suo palazzo reale, dall'altro lato Enea, i suoi compagni, tutti indaffarati a preparare la flotta per una partenza evidentemente nascosta, clandestina per l'Italia. In furia, smarrita nell'animo e ardente delira per tutta la città, come una tiade, cioè come una baccante, come una sacerdotessa del dio del vino, eccitata al destarsi dei riti, quando, udito Bacco, eccolo qui il dio del vino, la stimolano le orge triennali e la richiama con grida il notturno Citerone, è il nome della montagna dove si immagina che avvengano questi rituali misteriosi. Qui il paragone è molto forte. La povera Didone in furia e come in preda a una furia nel suo animo, è smarrita, è piena di desiderio ma delira, è come impazzita. Gira disperata per la città nella speranza che qualcuno smentisca la notizia, che qualcuno le dica ma no, è soltanto un incubo che ha avuto. Invece è tutto vero. È paragonata a una sacerdotessa di un dio nell'antichità a Roma percepito come molto pericoloso, Bacco, quello che i greci chiamavano Dioniso, il dio del vino, dell'alcol, dell'ebbrezza, del furore, della follia, per l'appunto. L'amore è qualcosa che fa impazzire, dice Virgilio, specie se, come in questo caso, le cose non vanno più bene.
Infine, si rivolge per prima ad Enea con queste parole. Come vedrete, ragazzi, gran parte del brano è un dialogo. Dialogo cosa significa? Due persone che stanno parlando l'una con l'altra. Ma attenzione, solitamente in un dialogo c'è un'alternanza di battute, un po' come in uno spettacolo teatrale. Un po' parla un personaggio, subito dopo l'altro gli risponde. Vedremo che qui, più che di fronte a un dialogo, ci troviamo in realtà di fronte, diciamo così, a dei monologhi contrapposti. Sono due persone che devono chiarirsi, confrontarsi, parlare fra di loro, ma hanno due posizioni completamente opposte. Non potranno più andare d'accordo, quindi è un dialogo fra sordi. Ognuno prova a sostenere una tesi che però è esattamente opposta a quella del suo ex partner, ora diventato avversario. La prima a parlare è evidentemente Didone, che si sfoga così. Si rivolge per prima ad Enea con queste parole, le sentiamo. Speravi, o perfido. Qui il termine perfido non è semplicemente un insulto, è utilizzato nel senso letterale del termine. La parola perfido deriva dal latino fides. Cosa vuol dire fides? Vuol dire lealtà, fiducia, fedeltà. Lei parla come se fosse una donna sposata tradita dal marito. Hai tradito la mia fedeltà, la mia fiducia, la lealtà che avevi promesso nei miei confronti. Sei perfido, cioè sei un traditore. Speravi, o perfido, di poter dissimulare, cioè tenere nascosta, una tale infamia, un gesto così infamante, andartene via senza dirmi niente, e di allontanarti senza parole dalla mia terra? Non ti trattiene il nostro amore? E la mano che un giorno mi desti, e Didone, ostinata a morire amaramente. Notate questa battuta, questa frase che pronuncia Didone. Innanzitutto parla di sé in terza persona, come se volesse quasi uscire dalla propria personalità, dare una sorta di effetto di straniamento. Didone si autodescrive come ostinata a morire amaramente, in preda alla tristezza, alla disperazione. È una prefigurazione del suo destino. Come vedremo la prossima settimana, nella prossima video lezione, Didone si suiciderà per amore. Qui sembra quasi che lo stia per confessare, per convincere Enea a dire: guarda che se tu vai via io farò quella brutta fine. Sotto le stelle invernali prepari la flotta, come a dire, siamo in pieno inverno. Non ha senso salpare ora, sarebbe pure pericoloso. Cerca di convincerlo a non farlo. E ti appresti a prendere il largo in mezzo agli aquiloni, cioè nel pieno del vento freddo, pericoloso invernale, quello che porta le tempeste, o spietato? Se tu non cercassi terre straniere e ignote dimore, e se sopravvivesse l'antica Troia, andresti a Troia con le navi sul mare tempestoso? Fuggi me, cioè stai scappando da me, ti faccio paura in qualche modo. Ti prego, per queste lacrime, per la tua destra, tenete conto che la destra è la mano dei giuramenti, della fedeltà, poiché null'altro ho lasciato a me sventurata per il nostro connubio, quasi per il nostro matrimonio. Va fatta una precisazione. In realtà Didone ed Enea non sono sposati. Avrebbero per carità potuto farlo, ognuno dei due era single, diremmo noi adesso. Ma attenzione, non si è celebrato un rito ufficiale di fronte a tutti. È semplicemente iniziata una relazione che evidentemente lei da un lato sta sovrastimando e lui dall'altro sta sottostimando. Non sono più sullo stesso piano, non c'è più equilibrio all'interno di questa coppia. Lei dice: è come se ci fossimo sposati, cosa che in realtà non è vera. Per l'iniziato Imeneo, altro termine per indicare il matrimonio, sebbene di te meritai, o qualcosa di me ti fu dolce, abbi pietà della casa che crolla e abbandona, se ancora valgono le preghiere, questo pensiero. Lei sta dicendo ad Enea che, attenzione, non ha ancora detto assolutamente nulla. Evita di partire. L'errore stai per compierlo, ma non l'hai ancora compiuto. Fai un passo indietro, io ti posso perdonare. Non salpare nel pieno del pericolo, nell'inverno, per andare a fare chissà che cosa in Italia.
Resta con me, ci possiamo sposare, è come se lo fossimo già sposati, dice lei. Per te, le libiche genti, noi diremmo i popoli africani, le genti di Libia, e i principi dei Numidi, la Numidia è una regione vicino a Cartagine, mi odiano. Sono ostili i Tiri. Qui bisogna fare una precisazione. In questo caso sembra quasi di sentire parlare più che Didone, sua sorella Anna, vi ricordate? Lei parlava di politica, di concretezza. Lei sta dicendo, per colpa tua, per il fatto che io mi sono messa con te, che ti ho dato tutto questo spazio, i popoli d'Africa, i re, i principi dei popoli intorno a me, ormai mi odiano, perché loro speravano che io stessi con loro, non con te. Mi sono ostili persino i Tiri sono i Fenici, cioè il suo popolo. Voi sapete che i cartaginesi sono di origine fenicia. Si estinse sempre per te, cioè per colpa tua, il pudore, il senso della vergogna. E sola per cui andavo sino alle stelle, per cui ero famosa in tutto il mondo, questa è un'iperbole, un'esagerazione, la fama di prima. Come a dire, per mettermi insieme a te, Enea, io mi sono giocata tutto. Ho speso la mia buona fama, il mio buon umore, e adesso tutti mi odiano o mi disprezzano. A chi mi lasci, morente, secondo riferimento alla morte, al suo destino, ospite? Notate che non lo chiama più per nome. Il rapporto è diventato freddissimo fra i due. Sono tornati quasi due estranei. Lui non è più Enea, è l'ospite che aveva accolto qualche settimana prima. Infatti aggiunge, questo è l'unico nome che mi resta dello sposo. Io speravo di poterti chiamare marito, sposo, no, devo tornare a chiamarti come prima, semplice ospite. Che cosa aspetto? Forse che il fratello Pigmalione distrugga le mie mura? O che mi tragga prigioniera il Getulo, altro termine di un popolo africano, Yarba? Yarba è il principe locale che avrebbe voluto sposarla e che ora le è nemico. Almeno se stringessi fra le braccia un figlio avuto da te prima della fuga, se giocasse per me nella corte un piccolo Enea che almeno richiamasse te nel volto, certo non mi sentirei sorpresa e abbandonata del tutto. Qui Didone sembra fare un'affermazione che ahimè ricordo un errore che purtroppo nella realtà molte coppie in crisi compiono. Quello di illudersi che una coppia in crisi facendo un figlio magicamente possa risolvere i suoi problemi personali, cosa che viceversa non capita praticamente mai. L'arrivo di un figlio è una cosa molto bella, ma causa comunque anche fatica, stanchezza, responsabilità, e quello di solito peggiora la crisi della coppia invece di andare a migliorarla. Sta dicendo, potremmo almeno fare ancora un figlio insieme così mi resterebbe almeno qualcuno che nei lineamenti del volto assomiglia a te. Fateci caso, ragazzi, è un monologo, come dicevo. Enea non ha risposto una parola sinora, è un dialogo fra sordi. Le ha provato a dare tutta una serie di argomentazioni, tutta una serie di motivazioni, sulla base delle quali lui dovrebbe stare con lei, lui dovrebbe evitare di fuggire e fermarsi a Cartagine. Disse così. Egli, cioè Enea, teneva gli occhi immoti, cioè immobili, ai comandi di Giove. Sembra quasi che lui non la stia neanche a sentire. Sta semplicemente ricordando ciò che Giove, ciò che Mercurio gli hanno ordinato poche ore prima. Dimentica Didone, dimentica Cartagine, hai perso sin troppo tempo. Devi continuare il tuo viaggio. Sono 7 anni, Enea, che sei lontano dalla patria, devi arrivare in Italia e fondare una città, e questo è il compito della tua vita, non sposare Didone. E premeva con sforzo, con una certa fatica, la pena nel suo cuore. È chiaro che lui le vuole bene, probabilmente se dipendesse da Enea, Enea si fermerebbe lì con lei tutta la vita, ma sa che ha una responsabilità più grande, un interesse pubblico, una responsabilità verso suo figlio, verso i propri amici, verso i propri compagni di viaggio, di cui di fatto è il leader, è il re. Infine, Enea rispose brevemente. E qui vediamo la sua risposta, il suo monologo. Lui prova a smentire gli argomenti di lei.
Per quanto tu possa enumerare, cioè fare l'elenco di moltissimi meriti, giammai negherò che li avesti, o regina. Vedete, non la chiama per nome, la chiama per titolo. Lei l'ha chiamato ospite, lui risponde chiamandola regina. Né mi dorrò, cioè, e non mi dispiacerà, di ricordare Elissa, Elissa è l'altro nome di Didone, ma è sempre lei. Finché mi ricordi di me e finché lo spirito mi regga le membra. Lei parlava di se stessa in terza persona, lui la ricambia con la stessa moneta. Non dice tu, te, dice Elissa Didone. Del fatto dirò brevemente. Sembra quasi che non veda l'ora che questo dialogo sia finito. Ti risponderò, ma proprio in breve, pochi istanti. Non speravo, non credere, di tenerti nascosta la fuga. Quindi, prima cosa, smentisco il fatto che io sono un fuggiasco. No, non sto fuggendo. Non volevo fare questa cosa di nascosto. Te l'avrei comunicato prima di salvare. E non ho mai profferto, noi diremmo offerto, proposto fiaccole nuziali, o mai sono giunto a questi legami. Seconda smentita. Non è vero che sono un felifrago, un traditore. Noi non siamo marito e moglie, siamo semplicemente una coppia che sta insieme, ma la nostra unione non era destinata a durare. Quindi non accampare la scusa che io sono tuo marito, non è vero, non ci siamo mai sposati, stiamo solo insieme da pochi giorni. Se i fati, mi diremmo se il destino, permettessero che io conducessi la vita secondo i miei auspici, secondo i miei desideri, o placassi da me gli affanni, prima sarei di nuovo nella città di Troia, con le dolci reliquie dei miei, e l'alto palazzo di Priamo si ergerebbe, e avrei ricostruito per i vinti Pergamo, cioè Troia, caduta due volte. Quindi, terza smentita, non è neanche vero che io ho tutta questa voglia di andare in Italia. Io andrò in Italia semplicemente perché gli dèi me l'hanno ordinato, perché il mio destino è quello, perché il fato lo vuole. Forse per me tornerei in patria e vorrei ricostruire la mia città, ma so che non è possibile. Vedete, è un botta e risposta, non nel senso di due righe a testa. Lei ha proposto tutta una serie di argomentazioni, lui sta proponendo una smentita. Lei ha proposto una tesi, un'idea forte, lui una antitesi, esattamente l'opposto. Non riescono più a trovare un equilibrio. Ma ora, Apollo Grineo. Grineo nel senso che era venerato in una città che aveva questo nome, quindi un semplice epiteto del dio Apollo, e gli oracoli della Licia, zona della Turchia, mi ordinano di raggiungere la grande Italia. Lo vedete, sono gli dèi che vogliono che io vada in Italia. Non è una mia volontà, non è una mia scelta, è una necessità. Questo è il desiderio degli dèi, questa la patria. Se la rocca di Cartagine e la vista di una città libica, africana, trattiene te, Fenicia, perché non vuoi che i teucri, i troiani, si stanzino in terra Ausonia, dove Ausonia vuol dire italica, italiana? La ripaga con la stessa moneta, come dire, tu, regina, regina lo sei già, tu hai costruito una tua patria, è chiaro che tu vuoi fermarti a Cartagine, perché è casa tua. Io sono senza casa, sono senza patria, sono un profugo, uno straniero che sta vagando nel Mediterraneo in cerca di una collocazione. E finché non l'avrò trovata, quella mia collocazione, come potrò fondare una città? Come potrò essere felice? Come potrò obbedire alla volontà del destino? Le sta dicendo, lasciami fare semplicemente le stesse cose che tu hai già fatto qualche tempo fa, nulla di più. Tu hai fondato Cartagine, io fonderò qualche altra città. Anche noi possiamo cercare regni stranieri. L'immagine del padre Anchise, per quante volte la notte ricopre con le umide ombre la terra e sorgono gli astri di fuoco, mi rimprovera in sogno e mi atterrisce adirata. Come dire, quando dormo vedo il fantasma di mio padre che mi rimprovera, ma come figlio? Ascolta la volontà degli dèi. E anche il fanciullo Ascanio, suo figlio, con l'offesa al suo caro capo, che defraudo, cioè che privo
del regno d'Esperia, dal regno d'Italia, e dei campi fatali voluti dal fato. Gli dèi hanno promesso a mio figlio che un giorno sarebbe stato re di una città, ma questa città non c'è ancora, devo fondarla io. Ora, anche il messaggero degli dèi, cioè Mercurio, mandato da Giove, lo giuro sul capo di entrambi, mi porta comandi per la via veloce. Io stesso vidi il Dio nella chiara luce penetrare i muri e ne accolsi con questi orecchi la voce. Addirittura Mercurio in persona si è scomodato dall'Olimpo per ricordarmi i miei doveri politici, pubblici, ufficiali. Non perdere tempo a Cartagine. Il prima possibile vai in Africa. E conclude così. Smetti, sottinteso Didone, di inasprire me e te con il pianto. E qui c'è una frase famosissima. L'Italia non spontaneamente io cerco. Italiam non sponte sequor, direbbe il testo latino originale, cioè non sono in cerca dell'Italia sponte di mia spontanea volontà, ma per volontà altrui, per volontà del fato e degli dèi. L'Italia non spontaneamente la sto cercando. È un ordine che ho ricevuto e non posso fare diversamente che obbedire. Come vedete, questo brano ci insegna, dal punto di vista degli antichi, una cosa importante, che nel binomio, nella coppia individuo-collettività, o se preferite nella coppia vita privata-vita pubblica, per gli antichi, per i greci, per i romani, la vita pubblica è più importante di quella privata. I doveri che un cittadino ha nei confronti della comunità in cui vive, i greci la chiamavano polis, i romani la chiameranno magari res publica, lo Stato, sono più importanti dei doveri personali, privati, familiari, affettivi. Come a dire, secondo un antico, noi come ovvio la penseremmo in maniera diversa, i doveri di fronte alla collettività e al pubblico sono più grandi e più importanti della nostra soddisfazione personale. Come a dire, la felicità della comunità viene prima dei nostri, magari anche legittimi, diritti individuali. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. Fra qualche giorno leggeremo proprio la conclusione, ahimè veramente tragica, della storia d'amore fra Didone ed Enea, leggendo poi, ripeto, fra qualche giorno, il brano relativo al suicidio di Didone. Vi ringrazio per l'attenzione e vi esorto a studiare con attenzione il brano T18, intitolato L'ultimo colloquio, alle pagine da 422 a 424 e auguro a tutti una buona giornata. Arrivederci e a presto.